Eccoci qui, bentornati al secondo video di questa miniserie di quattro programmi che io ritengo molto utili se uno si vuole avvicinare alla stampa 3D, tranne l'ultimo che è un programma extra che voglio inserire in quanto mi hanno richiesto anche delle info su quello. Allora, la puntata di oggi è su Blender, come avete capito dall'immagine che c'è. Partiamo subito, ve lo spiegherò come avete visto dal video precedente chi è interessato in maniera molto semplice, molto proprio terra terra, in modo che uno ci si può avvicinare e poi sperimentare con quello che ha. Allora, iniziamo subito. Tasto destro, cosa fa tasto destro? Quindi prima spieghiamo i tasti. Tasto destro sposterà l'oggetto che abbiamo in questione. Il programma si apre sempre con questo cubo iniziale. Tasto sinistro serverà a spostare come succura l'oggetto nella dimensione. Non vi spaventate da tutti i comandi che ci stanno ai lati, ce ne guarda, ve ne apro altri, bam, non vi spaventate. Tasto centrale avrà la possibilità di girare. Ok, se come me appena aperto questo programma dicevate ma che è tutta questa roba, che sono queste cose, allora ecco, per esempio questa qua, dici che cos'è questa? Questa è la luce. Ok, è la vostra fonte di luce, quindi diciamo che visto che è un programma di modellazione e animazione, ci sarà anche la fonte di luce e vi spiego perché. Questa è la fonte di luce, questa è la telecamera che potete avvicinare o zoomare perché potete, non ve lo farò vedere in questo qua perché sono i primi passi, potete scattare una foto con l'angolazione della telecamera, quindi in questo caso avrete questo. Se volete fare, che ne so, una foto tattica di una scritta dal basso, mettete la telecamera da qui qua sotto, la orientate verso l'alto e gli fate la foto figa da sotto. Però questo è per non spaventarvi che dite oh mio dio che so queste cose le devo buttare. No, le lasciate lì tranquillamente, non vi danno fastidio. Spiegati i tasti, passiamo a vedere cosa sono questi comandi qua sotto. Li vedete semplici semplici, questi iconcine qui? Allora, freccetta, freccetta, i pezzi si evidenziano sempre con il tasto destro del mouse, vedete evidenziato, ecco qua. La freccetta muoverà il pezzo, come vi ho già detto, quindi questo tipo di icona qua. Questa è la trasformazione, cioè potete, ops, sbagliato, Ctrl Z funziona anche qui, potete ruotare il pezzo in maniera molto easy, ok? Quest'altro comando, cosa mai potranno essere questi pallini? Servirà a ingrandire il pezzo nelle sue varie dimensioni. Quindi se vogliamo fare un cubo più piatto, ecco, lo vogliamo appiattire? Lo vogliamo appiattire e poi vi farò vedere successivamente perché. Quindi questi sono i tre comandi base per modificare il vostro pezzo. Se con il pezzo selezionato premiamo S, che succede? Che appare questa freccia perché noi possiamo ingrandire o diminuire, vedete come qua al lato non ci può arrivare il mouse perché sennò diventa gigante, cambiano tutto, sto indicando col dito, ma voi il mio dito non lo vedete, vedete come qua al lato cambiano i parametri quando cresce, vedete? Comunque con esse possiamo fare così, invio e il pezzo rimane appunto dove abbiamo, cioè della dimensione che abbiamo deciso. Ora, se noi premiamo tab, ok, entriamo, vedete qua sotto object mode, entriamo in edit mode, ok, edit mode, cosa vuol dire edit mode? Qua possiamo fare maggiori modifiche sul nostro pezzo. Per esempio, innanzitutto vediamo questi pallini qua sotto, cosa vogliono dire questi? Allora, se facciamo così andremo a selezionare una faccia, se facciamo così se facciamo così andremo a selezionare una linea, quindi un lato, se facciamo così selezioneremo il punto, ok? Quindi se vogliamo per esempio selezionare il lato piccolo, faccia, lato piccolo, se vogliamo selezionare più facce insieme, shift premuto, ruotiamo, tac, e selezioniamo tutte le parti. Ora, perché sono entrato in edit mode? Per farvi vedere un altro comando importante, che è il taglia. Vi sto facendo vedere questa cosa perché stiamo creando un tavolino semplice.
Ora, al taglia come possiamo fare? Quindi CTRL R su questa parte e vedete che abbiamo due scelte, taglio orizzontale, taglio verticale. Nel nostro caso facciamo taglio orizzontale e ci chiede poi dove vogliamo posizionare questo taglio. Lo mettiamo in questo punto. Rifacciamo CTRL R, taglio orizzontale, e lo mettiamo qua. Bam. CTRL R di nuovo, verticale questa volta, taglieremo qua, boom. CTRL L nuovamente, verticale, non riesco a dire le lettere, lo mettiamo qua, boom. Invio. Non serviva invio, non importa, fa figo fare il tac-clac. Ora abbiamo questo rettangolo, diciamo, questo piano tagliato in queste varie segmenti. Quindi noi facce, vedete, pack pack, ora possiamo esaminare, cioè selezionare questi quattro quadrati che prima non era possibile. E che cosa mai servirà questa cosa? Cosa manca a questo tavolo? Mancano delle gambe, giustamente, ed è qui che interviene il comando più importante nei programmi di modellazione, che è l'estrudere. L'estrudere vuol dire semplicemente che andiamo ad allungare o estrapolare, estrarre una parte del solido che già abbiamo. Quindi premiamo E, vedete come si allunga, o può diminuire se vogliamo fare una fossa, vedete, pack, selezioniamo questa, pack. No, lo sto facendo molto a caso, in realtà se voi guardate qua Z più o meno dovete capire, cerchiamo di farlo, se non mettete voi il numero là, ma è solo per farvi vedere, non è il motivo di fare i precisini. E quindi adesso abbiamo il tavolo, certo è sotto sopra, ma se è sotto sopra che dobbiamo fare? Tab di nuovo, usciamo dall'edit mode, object mode, e andiamo su transformation, cioè la rotazione, voilà, lo mettiamo a 180 gradi e voilà, invio, rimettiamo freccetta, lo rialziamo. Tavolo facile facile. Altra opzione, torniamo in edit mode, selezioniamo questa faccia, vogliamo fare un tavolo da biliardo leggermente incavato, ma non c'è niente di più semplice, perché adesso noi facciamo E più invio, poi facciamo S, e che succede? Vedete che S era il comando che restringeva, in questo caso abbiamo bloccato quella forma e andiamo a restringere solo il piano che vogliamo, quindi lo facciamo leggermente così più piccolo, ok? E quindi extruder, andiamo a abbassare e abbiamo il tavolo incavato, molto semplice. Se volessimo andare a modificare che ne so, gli angoli, allora facciamo così, siamo in edit mode, selezioniamo il puntino, puntino, sempre tasto destro, lo abbassiamo, vedete che va a calare, li caliamo tutti, e abbiamo un tavolo un po' strano, però immaginate che cosa potete fare con una figura. Quindi questo software è molto, diciamo, fa tutto, è gratuito, ma è molto lento per ottenere cose che con altri software ci possono volere molti più tempi. Voi dite ok, sei partito dal cubo, ma io come inserisco altre forme? Ma è semplicissimo. Allora, ci sono due modi: o avete shift più A, che innanzitutto object mode, shift più A, vedete, potete aggiungere mesh, tutte le forme che volete, e modificarle come ho fatto io per il tavolo. Altrimenti qua di lato andate su Create anziché su Tools e inserite comunque tutto quello che volete. Per esempio Circle, lo mette qua, un cerchio semplice. Andiamo qua, spostate questo, il centro dove volete che viene creata. Mettete cono, ve lo crea qui tranquillamente. Una volta che avete creato il vostro pezzo, lo selezionate, andate su File, Export, SLT, e vi viene creato il file SLT
che potete inserirlo su cura e poi andarlo a stampare con la vostra stampante 3D. Ora questo non ci serve più, lo buttiamo. Ovviamente cancel cancella le cose. Se volessimo invece ruotare un pezzo, dobbiamo fare RX e lo ruotiamo proprio sull'asse X, oppure RY e lo ruotiamo sull'asse Y, ma sono comandi per fai fighi secondo me, perché alla fine c'è questo qua che lo ruotate come volete, qua avete i numeri, le dimensioni, la scala, cioè avete tutto quello che volete. Quindi in realtà pensavo di metterci molto più tempo a spiegarvi le basi di Blender, ma guardate quanto è storto questo tavolo. Ma in realtà no, perché è molto molto semplice, molto molto semplice. Se volete importare invece un SLT, ovviamente non ve lo faccio vedere, anziché export sarà import SLT e importate quello che volete. Ma voi in realtà, cancelliamo questo tavolo, potete creare qualsiasi cosa con partendo da niente, cioè per esempio questo è un cubo, ok, come vi ho fatto vedere, lo allarghiamo, poi vogliamo fare questa faccia qua e facciamo invio, la S la restringiamo, poi andiamo giù, però poi vogliamo che questi salgano su perché vogliamo fare una cosa un po', che ne so, così tipo un contenitore. Però a sua volta che vogliamo fare? Vogliamo che questa faccia qui è invio, si restringa e poi risalga, e abbiamo tipo un perno che si può inserire dove volete, insomma, però ecco. E la stessa cosa si può fare anche, ovviamente, per i cerchi. Cioè anziché un quadrato potrebbe essere un cilindro, che noi andiamo a muoverlo dove vogliamo, tipo vogliamo qua sopra. Lo restringiamo, lo incarchiamo, si dice incarchiamo? Madonna quanto sono tecnico, lo incarchiamo, gli diamo l'invio, poi invece vogliamo che questa faccia qui e invio si restringesse un pochetto e a sua volta questo perno qua in mezzo si alzasse. Quando torniamo in object abbiamo, ricordatevi il tab, abbiamo questa forma qua, questa specie di pistone. Questo è come creare, diciamo, figure base su Blender che vi possono aiutare per fare piccoli pezzetti o anche figure un po' più complesse. Ovviamente il tempo che ci vorrà sarà tanto, tanto. Un'altra piccola cosa che ne approfitto per farvi vedere è il plane. Allora, il plane, come dice la parola stessa, è un piano. Col piano che cosa possiamo fare? Avete visto, ho cliccato qua plane, non sto a rispiegarvi le cose che vi ho detto 2 secondi fa. Ora, noi abbiamo edit, abbiamo questo piano, ok? Selezioniamo un lato. A questo punto cosa facciamo? Andiamo su tools qua, subdivide, questo qua lo subdivide, che ne so, 3 volte, 1, 2, 3. Ora i puntini, anziché essere 1 e 2, guardate quanti, ne abbiamo più di uno qua. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi selezioniamo puntino per puntino, possiamo andare a disegnare completamente una figura. Vedete, gli facciamo tipo tutto il contorno e andiamo a ricreare esattamente la figura che volevamo. Ora io sto andando molto a caso, ecco. Tipo come se fosse, cosa ci potete vedere qua? Una sagoma di una montagna, ecco, una cosa del genere. Però questo è un esempio semplicissimo, voi potete ricalcare qualsiasi immagine, come per esempio io ho fatto qua, adesso metto qua a parlare l'immagine, ho fatto la sagoma derrata, l'ho disegnata in questo modo. È semplicemente un ricalcare un'immagine che già c'è per poi riportarla in 3D e poi stamparvela tranquillamente. Per quanto riguarda le sagome 2D, che ne so, volete fare un simbolo, uno stemmino, questa è la via giusta, con molto tempo e molta pazienza, per fare quello che volete alla fine. Quindi questo era il video di oggi, un video semplice secondo me per quanto riguarda Blender. Avete visto che è molto, cioè i passaggi sono veramente semplici per fare tutto.
spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando un bel like, perché se vi è interessato, se vi è piaciuto come vi ho fatto la spiegazione, se non vi è piaciuto scrivetemi sotto nei commenti come avreste voluto che spiegassi meglio magari un particolare passaggio, perché alla fine io vi ho accennato un po' tutto per vedere se avete interesse. Se vi va, condividete il video, che a me fa sempre piacere, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao.